Ecco qua, buonasera. Buonasera, buonasera. Mi trovo con questi due amici presso il ristorante pizzeria Mille Sapori. Ogni volta dico amici miei perché siete amici miei. Grazie. E allora, mio fratello Aurelio mi disse un giorno: vuoi mangiare una buona pizza? Ehi, cioè, se dove mi mandi? Ti mando in viale Scala Greca presso Mille Sapori. Che numero è? Che numero civico? 187. Perché chi ci vede sicuramente poi è incuriosito per capire. Grazie. Allora ho mangiato questa pizza favolosa da Fao. Wow! Poi una bella ragazza mi disse un giorno: vuoi mangiare una buona cucina? E ci sei. Vai e mi lascio a Mille Sapori. A Mille Sapori. E sempre a Mille Sapori. E stamattina o stasera sono venuto a gustare queste pietanze che voi potete vedere nel video, questo antipasto favoloso composto da... Composto da gamberi, un cocchetto di gamberi, neonato, polpette di neonato, e poi abbiamo messo sarda beccafico, un'insalata di polipo, e poi diciamo, un antipasto veramente favoloso. Ma la cosa più buona è che mi ha consigliato questa ragazza, è andata a mangiare gli spaghetti ai ricci. Ma sti cicci che io ho mangiato, che potete vedere sempre nel video, dove l'avete presi? I ricci li abbiamo presi, li abbiamo comprati. Sì, sì. Certo. Però io dico una cosa, Enzo ed Ernesto. Enzo, io mangio spesse volte in altri ristoranti, ma i cicci forse a tagliare con la lente ingrandimento. Invece voi forse, quando ce ne avete messo? Un bicchiere ogni pietanza. Ma favoloso, ti devo dire favoloso. Sì, sì. Che pizze fate? E parliamo con le pizze e poi Ernesto gli facciamo dire tutto, le prime pietanze. Che pizze fate? Tutto, vota, pizzoli, pizze ai frutti di mare, quello che voglio a pesto, un misto di pizze. E come mai la pizza la fai così buona? Che esperienza c'hai? Ho fatto la gavetta da piccolo. Dove? A Sayonara. Perfetto. Quindi, quindi perciò la gavetta è cavetta, perciò a mano però la l'esperienza domanda, si prende. La domanda mi lascia spontanea. Spesso volte quando andiamo a mangiare le pizze in altri ristoranti, a notte non mi buttare lì ci acquano il comodino. Invece qua è... Sì, sì, già da 24 ore, 50 ore, 60 ore di non lievitazione, frammenta la pasta. Quindi è digeribile. Sì, perciò è più leggera, cose, frammenta la pasta e è più buona. Poi mi è capitato oggi per venire a trovare stasera, ho visto file interminabili dall'isola, gente che si riversava in ortigia. Un c'è, se io mi faccio giro con la bici, puzza di olio fritto. Sì. E allora, per evitare tutte queste lunghe file, perché la gente non viene qua a Scala Greca tranquillo, ci arriva subito senza fare file interminabili e può gustare una pietanza? Allora, che primi piatti fate e che secondi? Oh, i primi piatti facciamo noi, i primi piatti spaghetti con le vongole e gli spaghetti Mille Sapori, che sono gli spaghetti allo scoglio con tutti i frutti di mare, poi facciamo le busiate con gamberi, vongole. E questa è una pasta buonissima, con polvere di mandorle e scaglie di buccia di limone, è buonissima come pasta. Poi facciamo dei secondi, facciamo frittura di pananza, frittura di calamari, zuppa di cozze, pepata. Insomma abbiamo un menù. Un menù ricco, diciamo. Molto ricco. E allora io a questo punto direi... Chi ci sta ascoltando e sta vedendo nel video che abbiamo fatto le riprese, le pietanze che abbiamo mangiato, di venire a trovare presso il ristorante Mille Sapori a Scala Greca, numero? Numero 187 dei fratelli Midolo. Ecco, perché loro sono fratelli. Però scusa, se voi siete qua a fare le pizze, ma in cucina che ci sta? In cucina ci sono tre femmine. Sempre della famiglia? Sempre della famiglia. Quindi è una gestione familiare. Con questo è tutto, vi saluto, grazie, in bocca al lupo. Vi aspettiamo, venite! Grazie.